Giorgio Mastrota e la figlia Natalia sono i protagonisti del nuovo spazio di Vieni da me. Con la nuova settimana, Caterina Balivo ha inaugurato l'album di famiglia. Mastrota e la figlia Natalia, diventata mamma del piccolo Marlowe 5 mesi fa, ripercorrono la loro vita attraverso le fotografie. Nel rivivere gli anni trascorsi con la figlia Natalia, Giorgio Mastrota torna a parlare anche dell'ex Natalia Estrada, è stato un grande amore che rimarrà per sempre perché Natalia è qua. Abbiamo un po' bruciato le tappe. Ci siamo conosciuti mentre presentavo Bellezze al bagno. Lei presentava l'edizione spagnola. Ci siamo innamorati, ci siamo amati, abbiamo lavorato insieme, abbiamo creato questa meraviglia e ci siamo lasciati, racconta Mastrota che poi svela come non ci sia mai stata la guerra con l'ex. I due, infatti, hanno messo davanti a tutto l'amore per la figlia Natalia che spiega di non aver vissuto il trauma della separazione tra genitori. Oggi, Giorgio Mastrota è anche nonno e a Caterina Balivo racconta di essere felice di essere un nonno giovane. Con Marlowe ho visto di nuovo uniti i miei genitori. Giorgio Mastrota questo pomeriggio sarà il secondo ospite presente della puntata di Vieni da me condotta da Caterina Balivo, dopo Sandra Milo. Il conduttore verrà intervistato dalla presentatrice, insieme a sua figlia, Natalia Mastrota nata dal matrimonio con la famosa showgirl spagnola omonima alla figlia. Giorgio e Natalia Estrada si sposarono nel 1992, ma dopo la nascita della piccola Natalia si separarono solo 6 anni dopo. Se, da una parte, Giorgio Mastrota ha continuato a vivere nel mondo della televisione, Natalia ha deciso di abbandonarlo dedicandosi alla sua nuova vita e alla passione per i cavalli che segue e cura insieme al marito in un ranch in Piemonte. La gravidanza di Natalia. Giorgio e Natalia saranno nello studio di Caterina Balivo per raccontare la gravidanza della figlia. Da poco, infatti, Giorgio e Natalia sono diventati nonni di Marlowe. Sono passati 5 mesi dal parto e Natalia Mastrota, 22 anni, è già tornata in splendida forma e ha trascorso una vacanza in Kenya insieme al compagno Daniel Castillo. Per la famiglia Mastrota sono stati mesi ricchi di emozioni. La gravidanza è stato qualcosa di assolutamente inaspettato, ma tutti hanno accolto Marlowe con entusiasmo e gioia. Giorgio Mastrota, così, è diventato nonno a 54 anni, poco dopo la nascita del 5° figlio, Natalia Estrada, invece, ora sposata con Andrea Mischianti, non ha più avuto figli dopo la nascita di Natalia e a soli 45 anni è diventata nonna. Marlowe ha riunito la famiglia. Mio padre sperava che chiamassimo suo nipote come lui, aveva rivelato Natalia Mastrota al settimanale di Più, dopo il parto, invece abbiamo preferito dargli un nome originale ispirato all'attore Marlon Brando. Mio figlio ha compiuto il miracolo di riunire la famiglia. Al risveglio avevo tutti qui, mio padre, la sua compagna e figlia, mia madre e il compagno, nonni e suoceri. In armonia. Per una come me che ha visto i genitori separarsi, essere al centro di tanto amore è meraviglioso. Padre e figlia, racconteranno su Rai 1 la nascita del piccolo Marlowe, l'emozione di diventare mamma, così giovane, e quella, per Giorgio, di diventare nonno. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.